2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. La vicenda che ha tenuto sulle spine i tifosi giallorossi nel corso dell'estate appena trascorsa, conclusasi con due sentenze di condanna e la retrocessione in Lega Pro del Lecce. Ieri però il TNAS in un certo qual modo ha ribaltato i due precedenti giudizi, dichiarando che il derby Bari-Lecce, penultima giornata del campionato 2010-2011, partita vinta dai salentini per 2-0 e che sancì la permanenza nel massimo torneo degli uomini di Gigi De Canio, non fu truccata, anzi fu partita vera. Il primo effetto è stata una riduzione dell'inibizione dell'ex presidente Pierandrea Semeraro, che passa da 5 a 4 anni, ma anche la conferma dell'esclusione dal campionato di Serie B. Intanto prosegue la preparazione dei giallorossi. Nella giornata di ieri, doppio allenamento al Colaci di Calimera, rientrato Malcore, hanno lavorato a parte, Semenzato, Legittimo, Diniz, Foti, Benassi e Zappacosta. Oggi allenamento in mattinata al Via del Mare, mentre domenica, sempre presso lo stadio leccese, amichevole contro il Maglie. Rischio paralisi per le sedi di giustizia, picco di ricorsi che arrivano alla Suprema Corte, processi sempre più lunghi. La relazione illustrata ieri a Roma in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del primo presidente di Cassazione Ernesto Lupo davanti al presidente Napolitano dipinge un quadro poco confortante, una situazione di stallo nella giustizia a dir poco preoccupante. Presso l'Aula Magna di Viale De Pietro a Lecce alle 9.30 della mattina tutti i togati, gli operatori di giustizia del territorio sono stati chiamati oggi a prendere parte alla cerimonia che si sta celebrando in tutte le corti d'Italia. È un Salento colpito dalla chiusura delle sezioni distaccate del Tribunale su tutto il territorio, quello che oggi è chiamato a riflettere sulla situazione del comparto. Intorno alle 13 di ieri, in Viale Rossini, all'altezza dell'incrocio con Via Merine, un'autovettura Fiat Punto di colore scuro, dopo aver tamponato un altro veicolo, si è dato alla fuga. Un cittadino che aveva assistito al sinistro stradale ha fornito alle volanti intervenute il numero di targa dell'auto. È stato possibile così accertare che l'auto in questione risultava rubata il giorno prima ad una signora 83enne residente a Lecce. Il testimone si è poi messo all'inseguimento della Fiat Punto e giunto in via Cecere ha notato scendere dal veicolo incidentato due giovani che a piedi si sono diretti verso Viale Iapigia abbandonando l'autovettura. Il testimone ha potuto quindi fornire la descrizione dei due giovani, consentendo a un'altra volante di riconoscerli e fermarli in via Gentile. Il conducente è risultato essere sotto l'effetto di droga. Alle 8 di questa mattina personale della squadra nautica della Polizia di Stato ha proceduto al controllo di un pescatore mentre ormeggiava il proprio natante presso la banchina a seno del canneto del porto pescherecci di Gallipoli. Il giovane ventenne del luogo, dopo la battuta di pesca, è stato trovato con a bordo del pescato da 45 kg, quantità decisamente superiore ai consentiti 5. Così saraghi, orate e dentici, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli, sono andati distrutti, o meglio, destinati per beneficenza all'Associazione Volontariato Figlie della Carità, con sede in via Petraglione a Lecce. Si è inoltre proceduto al sequestro dell'attrezzo da pesca. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.